Io scompongo il suono o un evento sonoro in tutte queste sinusoidi, le calcolo e ricompongo, da lì ricompongo il collage, metto insieme e riformo il suono. No, assolutamente no. Proprio perché il suono di per sé è vivo, soprattutto il suono vocale. Ci sono queste micro variazioni che mi rendono il suono perfettamente vivo. E chi canta sa bene cosa intendo. Sotto lo spettrogramma, oh, attenzione. Si fa anche molta confusione tra sonagramma e spettrogramma. Si scambiano anche i termini, ormai è in uso questa cosa. Non ci sono problemi. Lo spettrogramma invece mi dà un'altra visualizzazione. Cosa sono? Questi picchi, componenti armoniche. Sulla scissa ho la frequenza e in ordinata ho l'intensità, quello che prima io chiamavo colore, intensità. Allora, prima componente armonica, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, eccetera, eccetera. Qui ho una presunta formante, quindi formante, concentrazione di energia in una certa banda frequenziale. Ad esempio, la formante di campo si sviluppa tra i 2500 e 3500 cicli al secondo, hertz al secondo, grosso modo. Ed è quella puntina di qualità che mi caratterizza il suono operistico, non solo, anche. Oh, allora, poi ho notato che molte volte la frequenza fondamentale, che graficamente si scrive con F maiuscola, e non si capisce se 1,0 o una O. Voi lo sapete? Zero. Zero. F0. Tanti dicono FO. Però direi che è importante. Zero perché? Da non confondere con F1 che invece è la prima formante, F2 seconda formante. F0 perché? Perché comunque il suono all'atto dell'origine parte da un punto zero. Poi si sviluppa in intensità, frequenza, eccetera. Parte da un punto zero. F0. E anche perché potrei chiamarla FX, ok? Questo software, magari qualcuno di voi lo conoscerà, non è gratuito, però uso questo perché è abbastanza esplicativo. Prova, prova, prova. Oh, allora, qui a sinistra ho questa banda di colori. Quando io metto un suono, succede qualcosa, visivamente. Ripeto, è un'interpretazione, quello non è un suono. Questo è il mio suono, questa è un'interpretazione. Vedo delle fasce di colori, benissimo. Questo è un sonogramma. Perché può essere utile per un cantante? Queste bande rappresentano la mia scansione, cioè i mattoncini che compongono il mio suono, ok? Fondamentale, ottava, quinta, ottava, terza, quinta, settima, eccetera, eccetera. Allora, le zone più colorate in rosso sono quelle di intensità superiore e lo vedo anche nello spettrogramma di destra. Se mi pongo in un punto qualsiasi e cambio, vedo che se guardate a destra, tutto cambia. Anche questo penso che lo conoscerete. Molto carino. Destra, labbra, tratto vocale, lingua, velo palatino, laringe.
comincio a spostare la lingua. Benissimo, io insegnante di canto che voglio capire come spiegare al mio allievo come si pronuncia la I in modo, secondo me, corretto. Questo mi può essere utilissimo, ma non perché io non lo sappia spiegare, io lo so come insegnante di canto, so spiegarlo, ma questo mi può essere d'aiuto. Non devo ricorrere a questo perché sennò non so come fare, è un aiuto. La I, proprio per questo devo sapere come si forma la I. Allora penso, I, la lingua come si posiziona? I, si inarca al centro, grosso modo va a sfiorare il palato. I, e quindi cosa succede? Forma due camere di risonanza, una retro lingua e una davanti alla lingua. Oh, la regola dice, la regola fisica dice che più la camera di risonanza è piccola, più avrò sviluppo di componenti armoniche molto acute. Più la camera di risonanza è ampia e più svilupperò risonanze molto molto gravi. Pensiamo a un impianto home theater. Il subwoofer è un mobiletto abbastanza grande. I tweeter sono affarini molto molto piccoli. Allora, se io mi chiedo, va bene, ma la prima formante dove si trova? Dietro la lingua, davanti, tra i denti, labbra, sopra la glottide? La seconda formante dove si posiziona? Dipende dalla vocale che emetto. Dove si posiziona non visivamente? Qua. Dipende, perché se io dovessi produrre appunto una I per far capire al mio allievo come si, cosa succede all'interno del tratto vocale, dovrò andare a formare due cavità di risonanza, dietro lingua, avanti lingua. E si va a tentativi, chiaramente. Grosso modo è una I. Grosso modo. Allora, se voi vedete, dietro la lingua c'è una cavità abbastanza ampia. Davanti alla lingua, tra le labbra, ho una cavità molto piccola, seconda formante, che mi svilupperà questa puntina tipica della I, questo metallo tipico della I. Se lo faccio vedere al mio allievo, non potrà mai dirmi non mi interessa. È curiosa quantomeno questa cosa. Protrusione delle labbra, protrusione abbassamento della laringe, similcardirà con l'eccessiva pressione, forse non si vede. Velo palatino. Bene, purtroppo mi dicono che non ho più tempo. Purtroppo. Mi dispiace. Comunque dico sempre, se avete dubbi, domande, ma non solo proposte di riflessione, ripeto, io non offro nessuna verità, però mi piace comunque proporre delle cose e spero anche sempre di essere smentito, perché è solo così che si costruisce un percorso. C'è ancora molto, secondo me, da scoprire, sia in ambito foniatrico sia in ambito artistico. Però tempo, spero, ce ne sia. Scrivetemi, domandatemi, non ci sono problemi. marcotonini.org. La ringraziamo. Grazie Grazie. a tutti. Grazie. Siamo rimasti affascinati e incantati. Purtroppo il tempo è tiranno e dobbiamo andare di corsa e recuperare per dare spazio a tutti quanti i relatori.